Amici 22, anticipazioni 14 gradi speciale, Lorella valuta sostituire Niveo, Valeria in attesa. Si è appena conclusa la registrazione della 14 puntata di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 domenica 18 dicembre. Le prime anticipazioni che stanno circolando in rete al termine delle riprese riguardano i verdetti di professori e giudici esterni sui titolari più a rischio, Niveo. In particolare, è stato messo in discussione da Rudy Cerbi durante la settimana e oggi è arrivato di nuovo ultimo nella gara. Non ci sono state eliminazioni, ma tre ragazze sono candidate a un banco. Martedì 13 dicembre il cast si è ritrovato per dare vita alla puntata che sarà trasmessa in TV a partire dalle ore 14 di domenica prossima. La curiosità dei fan è tutta per Niveo e per come è andata la sfida che gli ha lanciato Rudy Cerbi in settimana. Infatti, l'insegnante ha proposto l'eliminazione diretta dell'allievo ma, non avendo potere in merito perché l'ultima parola spetta a Lorella Cuccarini, che si è opposta. Almeno per il momento, ha optato per un'altra strada. Il docente ha individuato un talento esterno secondo lui più meritevole di un banco rispetto al titolare. Ma oggi non è andato in scena questo confronto. Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Helios al termine delle riprese fanno sapere che Niveo si è solo esibito nella gara ed è arrivato nuovamente ultimo. Lorella, scontenta del suo pupillo, ha fatto sapere che durante la settimana valuterà se sostituirlo con Valeria, una cantautrice che l'ha colpita ai casting e che quindi ora è in attesa di questo verdetto. Come sempre la puntata di Amici è stata incentrata sulle gare di canto e ballo, che da qualche settimana a questa parte si svolgono contemporaneamente. Le anticipazioni del 14 gradi speciale fanno sapere che i cantanti sono stati messi alla prova con qualcosa di inedito, ogni allievo doveva scegliere una cover e scrivere un nuovo arrangiamento, dando vita a performance particolari e ancora mai viste in questa edizione del talent show. Un'altra cosa alla quale i ragazzi dovevano prestare attenzione, è l'interpretazione del brano. Infatti dovranno riuscire a comunicare emozioni al pubblico presente. Anche oggi 13 dicembre, sono state mostrate due classifiche, quella del giorno e quella generale con la media dei voti di tutte e 13 le competizioni che ci sono state in questi tre mesi di programma, e spetterà ai professori decidere se prendere provvedimenti nei confronti di chi è agli ultimi posti oppure no. Anche i ballerini della classe si sono esibiti davanti a un giudice esterno e i voti che hanno ottenuto sono stati decisivi perché per questa categoria le classifiche precedenti sono state azzerate, questa decisione è stata presa dalla produzione. Domenica scorsa è toccato a Ludovica Grimaldi lasciare la scuola di Amici, l'ex allieva ha anche messo like al commento di un fan che ha definito il programma un circo, in quel caso è stato Emanuele a non riconfermare la ragazza della sua squadra dopo vari ultimi posti in classifica e il pensiero di volerla sostituire con qualcuno di più preparato negli pop. Samuel e Rita, che la scorsa settimana erano penultimi e rischiavano di andare a casa, questo pomeriggio hanno gareggiato con i compagni senza portarsi dietro fardelli o preoccupazioni, tutti i danzatori sono partiti da zero per volere degli addetti ai lavori. Quello che è stato registrato oggi, è stato l'ultimo del talent show prima della lunga pausa natalizia, stando a quello che si vocifera sui social network. I dai team continueranno fino al 23 dicembre mentre gli appuntamenti domenicali riprenderanno a gennaio.